La scelta della soluzione progettuale della Bretella è il risultato di un'analisi che ha ponderato diversi fattori. Il primo sicuramente l'assetto, la relazione con l'assetto complesso dei versanti che sono quasi completamente interessati da fenomeni gravitativi, seppur a diverse caratteristiche sia cinematiche che di stato di attività. Sono state analizzate complessivamente 6 diverse alternative e ponderando, diciamo, questi fattori si è arrivati a definire in solamente 30 giorni i progetti esecutivi di questi interventi per il ripristino provvisorio. Abbiamo portato avanti un modello che già è presente in ANAS, che prevede la stretta collaborazione fra le fasi di progettazione e le persone che si dedicano a queste fasi e le fasi di esecuzione. Siamo riusciti a mantenere le tempistiche previste, anzi ad avvicinare, ad accorciare i tempi di ultimazione dei lavori e poi della conseguente riapertura al traffico della Bretella. Ci siamo concentrati molto sulle verifiche di qualità dei lavori, abbiamo predisposto tutta una serie di opere per la verifica, qual è l'attrezzamento dei pali per ogni palo, abbiamo effettuato tutta una serie di prove di carico anche a spinta orizzontale sulle paratie, più di quanto previsto dal capitolato. Tutte le opere che si potevano realizzare anche nei turni notturni sono state realizzate, quindi è stato molto impegnativo, oltre che per le imprese esecutrici, anche per la struttura di ANAS, che era impegnata per il controllo continuo della corretta esecuzione delle opere. Bisogna gestire le squadre degli operai in maniera tale da poter creare una sinergia e non creare intralci tra una squadra e l'altra per poter andare avanti con i lavori. Cioè, ad esempio, mentre una macchina lavorava con le paratie, noi con un'altra squadra lavoravamo ad esempio sugli sbangamenti a monte, gli allargamenti alla strada. Abbiamo lavorato costantemente anche con il tempo che non ci ha aiutato poi tanto da qualche settimana a questa parte. Siamo partiti immediatamente con il monitoraggio fin dal giorno in cui è successo l'evento franoso. Abbiamo in corso di realizzazione un monitoraggio topografico complesso con 3 stazioni robotiche. È prevista l'installazione di 2 interferometri radar terrestri che ci permetteranno di controllare con precisione elevatissima gli eventuali movimenti di una parte del corpo franoso e l'installazione di una serie di inclinometri e piezometri che ci permetteranno di controllare il versante fino a una profondità di circa 30 metri. Il monitoraggio consentirà di acquisire una parte degli elementi necessari per l'analisi e per la progettazione degli interventi. Ci sono anche le prove in sito, le prove in laboratorio, le misure in sito, come abbiamo già detto, degli spostamenti orizzontali e la misura importantissima delle pressioni interstiziali.